Carissimi, benvenuti o ben ritornati in questo nuovo video. Sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography e in questa playlist siete capitati perché parliamo di LumaFusion. In questo canale infatti trovate dalla prima versione perfino ad arrivare alla 3 tutti i tutorial gratuiti per imparare a utilizzare appieno questa applicazione, ma poi ovviamente trovate altre cose riguardanti sempre applicazioni e accessori che funzionano sui nostri smartphone o tablet. Detto questo, iscrivetevi al canale se volete e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò. Innanzitutto ringrazio Manhattan Hive, penso che si pronunci così, per avermi dato questa idea. Poi ovviamente ognuno lo elabora a modo suo e io ho preso spunto da lui, praticamente creando questo piccolo effetto molto semplice, creando un alone intorno a un soggetto, molto piacevole da vedere, molto semplice e sicuramente d'effetto. Quindi lo ringrazio ancora una volta e detto questo vi lascio al tutorial, perché non c'è più niente da dire, lasciamo spazio alle immagini. A dopo. Per questo tutorial abbiamo bisogno di, per forza di cose, perché è più semplice, un filmato con uno sfondo verde o di un colore che si può bucare. Qua è un verde ma molto acceso, cioè molto tenue, non è proprio il verde che abbiamo di solito, però si può bucare lo stesso. Se no si può fare la stessa cosa facendo un po' di esperimenti con CapCut, diciamo bucando lo sfondo, togliendo lo sfondo e poi manipolarlo un po' con il chroma key dark, ma diciamo che la migliore soluzione è questa. Quindi andiamo ad aprire la clip, andiamo all'interno della modifica e clicchiamo ovviamente su chroma key e andiamo a bucare lo sfondo per migliorare ovviamente la sporatura e diciamo l'eliminazione del colore di sfondo. Andiamo su contacocce, puntiamo in un punto e il gioco è fatto, il chroma key è bello che è finito key. Ora ci tocca, dobbiamo andare a selezionare il colore, quindi andiamo nella prima iconetta, clicchiamo la prima praticamente colore originale, andiamo in fondo e qui sul bianco clicchiamo il colore che vogliamo che abbia l'alone. Io inizierò da questo colore scuro perché voglio far vedere che poi si può cambiare. Questo qui. A questo punto andiamo su, mettiamo la luminosità al massimo, il contrasto al minimo e tutti questi parametri devono essere tutti belli sulla destra al massimo. Ok? Fatto questo lavoro, mi raccomando che siano tutti belli al massimo, andate giù e alzate la gamma. Ok, per adesso questo finisce qui. Ora andiamo in blur, nella sezione blur, dove possiamo fare ovviamente le sfumature e cerchiamo una sfumatura adatta. Io ho preso questa qui, ok? Questa sfumatura qua. Ora andiamo a memorizzare il preset, ok? Andiamo un attimo a mettere non visibile il livello, diciamo normale, e andiamo un attimino qua nel livello che abbiamo creato l'effetto. Andiamo nella stellina e andiamo a nominare l'effetto come vogliamo. Io lo chiamerò per così praticità Glow FX. Quindi andiamo a memorizzare il nostro effetto e lo vediamo, eccolo qua, vedete tutto in tutto il suo splendore. Adesso noi possiamo andare a prendere un altro video, ok, e andare a inserire, però dobbiamo metterlo sopra, a inserire lo stesso effetto. Quindi andiamo nelle effettistiche e andiamo a inserire. Bene, clicchiamo negli effetti e andiamo a inserire, vedete, eccolo qua, lo stesso effetto. Vedete che ha preso lo stesso effetto, la stessa cosa. Se vogliamo andare a correggere ovviamente sempre il chroma key o qualsiasi altra cosa, clicchiamo qui, spostiamo e andiamo a correggere, ok, il chroma key che riguarda questo, proprio questa clip. Poi possiamo ovviamente andare a cambiare anche il colore dell'alone, ok, mettendolo magari, non so, io lo farei blu questa volta, vediamo un po' se riesce a fare un, va bene così, perfetto. La stessa cosa devo fare, ovviamente devo duplicare questa clip
magari andarlo a mettere scoperta, andare qui e togliere ovviamente anche di qua 1 e 2, ok? Quindi vedete che anche qui abbiamo messo, ok, tolto tutto, abbiamo inserito l'effetto praticamente glow. Ragazzi, molto carino, molto carino. E i ringraziamenti non vanno a me, ma vanno al mio collega che mi ha fatto venire questa voglia di fare questo tutorial. Oh, allora, ragazzi, avete visto con quale facilità delle volte si raggiungono bei risultati in una Fusion? Quindi ringrazio ancora una volta Manatian Hive, spero di pronunciarlo bene, per avermi dato questo suggerimento. Io ogni tanto guardo i suoi e ogni tanto li riporto in italiano, magari peggio ovviamente di quello che fa lui, però cerco di rielaborarli un po' alla mia maniera, ognuno al suo stile. Quindi, visto che è molto semplice, un tutorial molto semplice, però ad effetto. Vi ricordo, se vi è piaciuto questo video, di condividerlo con i vostri amici per far sì conoscere ovviamente questa applicazione che adesso è disponibile anche per Android. Stiamo parlando di Luma Fusion. Benissimo, io vi rinvito a iscrivervi al canale e segnare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò, e vi rimando al prossimo video su Luma Fusion. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!